fatto un meraviglioso sogno. Ero l'armatore di un mega yacht. Poi... Eh? Ah, sì. Prova, prova. D'accordo, era solo un sogno. Ma questo è davvero un meraviglioso yacht e sto per provarlo. È il Custom Line 108. Il 108 è l'ultima novità della linea planante di Custom Line, un marchio di Ferretti Group. È un maxi yacht di 33 metri, di vetroresina, caratterizzato da una spiccata sportività. Viene da chiedersi, come può essere definita sportiva una nave di queste dimensioni? Guardate il profilo, la linea delle finestrature a prua, la forma della sovrastruttura. Esprimono modernità, ma non basta, perché di una barca bisogna conoscere soprattutto le prestazioni. Ma la prova la riservo per dopo. Ora entriamo nel salone. L'open space è organizzato in living e dining. Una zona cocktail è ricavata in un mobile luminescente, il cui top di rovere scorre rivelando un lavandino. Lo schermo della TV trasla, scoprendo la bottiglieria e portandosi al centro del salotto. Quest'ultimo è arredato con divano a C, tavoli della Polyform e una lampada di fontana arte. La vetrata dritta è in realtà una porta scorrevole, aperta sul camminamento esterno, in corrispondenza di una falchetta ribaltabile che crea una suggestiva terrazza sul mare. La zona pranzo è delimitata da un lato da una paratia illuminata ed è arredata con un tavolo di cristallo e acciaio, contornato da 10 sedie di pelle di poltrona Frau. Sul lato opposto un mobile basso contiene i piatti, la cristalleria e le posate. La cucina è firmata Ernesto Meda. Il Custom Line 108 eccelle per lo stile degli interni che esprimono un lusso nobile, ma non sfarzoso. Finiture elegantissime, arredi esclusivi e massima attenzione per ogni dettaglio. Per esempio, i comandi delle luci e la movimentazione dei tendaggi sono stati realizzati ad hoc insieme ai designer di PLH Italia. La suite padronale Wide Body si trova a prua e la sua ampiezza è esaltata dalle gigantesche vetrate. Il letto matrimoniale è avvolto da un testaletto, in parte di Nabuc color crema, un rivestimento che troviamo anche nel totem che racchiude lo schermo TV. Sotto una finestra un tavolino di cristallo e dalla parte opposta un angolo lettura. Nell'ingresso un mobile scrittoio. A sinistra del letto una porta conduce al grande guardaroba walk-in, quello del mio sogno. Mentre a dritta si entra in un bagno organizzato in tre elementi distinti e rifinito con marmo chiaro botticino e marmo portoro scuro e con venature color bronzo. Sul ponte inferiore ci sono due cabine matrimoniali, ciascuna col proprio bagno e la propria cabina armadio. E poi ci sono due cabine doppie, anche queste naturalmente con il bagno riservato. Si tratta di vere e proprie suite, a livello del mare, invase dalla luce naturale grazie alle ampie finestrature senza montanti e con oblò integrati. Le due a poppa sono matrimoniali e sono arredate con uno scrittoio vanity e uno schermo TV incorniciato nella paratia. Le due a prua hanno letti singoli e sono completate da una zona vanity con puff e ovviamente dal bagno riservato. Le luci di lettura sono esclusive lampade floss firmate da Philip Stark. Gli spazi esterni a prua concedono momenti di totale privacy, anche se a bordo sono presenti molti ospiti, perché ci sono due prendisole sulla tuga e una dinette con una coppia di divani e due tavoli unificabili.
Una scala con gradini di rovere bianco conduce dal sottocoperta al ponte principale, dove si trovano la cabina dell'armatore e un grande salone. La scala poi prosegue e ci porta in timoneria. E dalla timoneria al ponte più alto. Il Flying Bridge si estende senza soluzione di continuità per 36 metri quadrati, interamente personalizzabili dall'armatore. Su questo esemplare, uno dei quattro già venduti ancor prima del debutto ufficiale, sono presenti due stazioni di pilotaggio, in modo che il comandante possa essere affiancato da un copilota. L'area pranzo all'aperto è protetta da un aerodinamico hardtop. Presenta un grande divano con due tavoli unificabili all'occorrenza. Di fronte si trova il cocktail bar, attrezzato con lavabo, frigobottiglieria, ice maker e un piano per servire gli aperitivi agli ospiti, seduti sugli sgabelli. Il resto del ponte è arredato con tre chaise longue e un sofà rotondo girevole. La zona di poppa del ponte gode di una speciale vista sui sottostanti Pozzetto e Beach Club. La spaziosità del pozzetto è stata utilizzata per inserirvi un grande divano, trasformabile in chaise longue, orientabile a poppa e a prua, e ancora in prendisole. Il tavolo centrale di legno e acciaio e le otto sedute completano l'arredamento. A sinistra, a inizio del camminamento, l'accesso ai locali tecnici. La poppa è organizzata con il Dual Mode Transom, uno speciale brevetto Ferretti. Il portellone si alza in maniera tradizionale e consente un facile raggio del tender che scivola in acqua senza bisogno di alcuna gruetta. Poi il portellone si ribalta in questa maniera, al posto del tender vengono posizionati dei paglioli e qui si crea una grandissima beach area. C'è anche posto per la moto d'acqua. In sala macchine due motori MTU, modello 2000 M94, 16 cilindri a V e 2638 cavalli ciascuno. Questa postazione di pilotaggio è spaziale e non mi riferisco solo al fatto che ci sono tantissimi strumenti, tutti gli schermi da tenere sotto controllo con un solo colpo d'occhio, ma anche al fatto che alcuni di questi strumenti sono duplicati per la massima sicurezza, come ad esempio questi orologi analogici dei motori. Con tutti questi cavalli a disposizione si potrebbe pensare che i consumi siano esorbitanti. Beh, se vogliamo andare forte, probabilmente è così. Dopo lo verifichiamo. Ma in dislocamento, quanto consuma? Non molto. Siamo alla velocità di 6,8 nodi e i motori stanno consumando 10 litri ora ciascuno, il che vuol dire 3 litri per ogni miglio. Fate il conto con altre barche molto più piccole e scoprirete che effettivamente non c'è paragone. La barca scivola e consuma poco. Adesso accelero un po', ma poco, perché voglio fornire altri dati relativi al consumo in dislocamento. Vi chiederete perché? Beh, chi ha uno yacht di questa dimensione, chi ne è il proprietario, l'armatore, sta molto attento ai consumi durante i trasferimenti che vengono effettuati dall'equipaggio e chiede magari di tenere delle andature più economiche. Ad esempio, siamo a 8 nodi e il consumo non è salito molto, 11 litri ora per motore, il 10% in più rispetto a prima. È incredibile sentire come con delle manette così piccole si riescono a controllare, fatemi fare il conto, 2638 cavalli per 2, quanto fa? 5276? Ora siamo a 10 nodi, ma fate attenzione al dato relativo ai consumi. Ciascun motore chiede
42 litri ora, cioè 84 litri ora complessivi. Guardate quanto è cambiato il consumo e la velocità è salita, sì, ma veramente di poco. Su una nave di queste dimensioni, beh, direi che è fantastica la stabilità. Poi qui ci sono delle pinne stabilizzatrici che funzionano sia in movimento e sia quando la barca è ferma in rada. Hanno comunque trovato posto anche per due aggiuntivi stabilizzatori giroscopici. Un 33 metri, e comunque anche altre barche di analoghe dimensioni, hanno bisogno di un comandante. Poi l'equipaggio è formato anche dal direttore di macchina, generalmente da uno o due marinai e da una o due hostess. E gli alloggi dell'equipaggio su questo Custom Line 108 sono nel vertice di prua, dove insieme alle cabine ci sono anche la cucina e una dinette. Ogni anno sono circa 100 i nuovi armatori di mega yacht come questo, ma sono molti di più quelli che hanno la possibilità di navigare su queste barche. Allora, se per caso vi capitasse di essere tra questi fortunati, adesso vi aiuto a scegliere la vostra cabina. Cabina armatoriale, rumorosità a tutta manetta, 56 dBA. L'armatore sicuramente dorme sonni tranquilli. E gli ospiti? Cabine di poppa, matrimoniali, sono le più rumorose perché siamo più vicini ai motori. 67 dBA, ma siamo sempre al massimo. Cabine doppie di prua, 61-62 dBA, sempre alla massima velocità. Pensate quanto diventano silenziose mentre la nave naviga in dislocamento e vi porta da un posto all'altro durante la notte. Io sceglierei una di queste. A The Boat Show piloto qualsiasi barca, dai gommoncini di 3, 4, 5 metri sino alle navi. E devo dirvi che quello che mi sorprende di questo Custom Line 108, e lo potete vedere anche voi se guardate la prua della barca e lo sfondo, l'orizzonte, è la rapidità con cui risponde al comando del timone. Io non credevo di avere questa facilità di governo. È reattiva, è veloce. Imposto la virata e immediatamente risponde. Poi imposto la controvirata e altrettanto rapidamente la barca ritorna dove era, nella rotta precedente. È fantastico. Non avete idea di che cosa voglia dire portare in planata questa imbarcazione. Si sentono i motori che spingono dannatamente, le turbine che si attivano una dopo l'altra e a 17 nodi comincio a percepire che cosa vuol dire navigare veloci con una nave. Sì, perché questa è planante, è una nave planante, quindi una nave veloce. Prendiamo qualche dato di navigazione di crociera. 1850 giri, 18 nodi e mezzo. Il mare non si sente, abbiamo sollevato un po' di onda compiendo delle evoluzioni e anche il mare si sta gonfiando perché sta arrivando una perturbazione del vento forte. Ma qui non è cambiato nulla, qui è sempre tutto come prima, come se fossimo in porto, addirittura in bacino di carenaggio, a secco. Con i motori a 2130 giri minuto, cioè ancora nel range di crociera, la velocità è di 23 nodi. Pensate, potete compiere un trasferimento veloce a 23 nodi. Ho consultato la scheda tecnica dei motori e ho visto che posso spingerli anche a 2400 giri minuto e lo sto facendo. Andiamo per la massima velocità. Siamo contro mare e contro vento e la velocità è di 26 nodi. Beh, ora sì che possiamo davvero dire che questa è una nave sportiva. Thank you.
Non ci credo, l'ho anche ormeggiata.